Vuoi mettere una notte di luna scia i piedi sulle Orobie? Ha preso il via a Borno il 27 dicembre 2009 l'undicesima edizione del circuito orobico Sci e Luci nella Notte, una serie di sci alpinistiche in notturna che toccheranno da qui alla fine di febbraio alcune fra le principali stazioni sciistiche bresciane e bergamasche: Borno, Montecampione, Aviatico, Lizzola, Spiazzi di Gromo, Montepora e Collere. Lo sci alpinismo è da sempre passione per la montagna, ricerca della sfida e amore per la libertà. Da qui parte la passione degli alpinisti locali, iscritti alle varie sezioni del CAI e alle Sci Club per la neve e per la montagna. Accanto a questo però non va dimenticato che la montagna va rispettata e affrontata in sicurezza. Lo scopo di queste manifestazioni dunque non è solo quello dello sport, ma quello di abbinare al divertimento la sicurezza e la sua cultura. Queste iniziative richiamano sempre tanti appassionati della montagna. Il circuito aerobico 2009-2010 ha preso il via il 27 dicembre a Borno, dove il locale Sci Club, in collaborazione con il GSA Sovere, ha organizzato la Monte Altissimo Race. E anche quest'anno è andato tutto per il meglio, sono leggermente aumentati gli iscritti rispetto all'anno scorso e sia la salita che la discesa sono andati bene. È un bel impegno perché la ricerca degli sponsor, il percorso, la collaborazione col gruppo di Sovere richiede un certo impegno. 180 i concorrenti che alle 18 hanno rotto le fila e hanno cominciato dalla partenza della funivia a risalire il ripido pendio con 700 metri di dislivello che porta al Monte Altissimo, ad accompagnargli una bella serata di freddo e di stelle. Fra i partecipanti nomi importanti come quello di Marzio Deò e di Marco Zaffaroni. Molti degli atleti sono nomi noti fra gli amanti dello sci alpinismo delle valli bresciane e bergamasche. La battaglia lungo il pendio è stata dura ed è stata seguita passo passo dal nostro operatore su una veloce motoslitta che Luca ha condotto con maestria, ma che non ha potuto fare molte soste lungo il percorso proprio per non disturbare gli atleti. Alla fine naturalmente si è registrato un vincitore e classifiche alla mano si è visto che a dominare questa prima gara del circuito sono stati proprio i bergamaschi e in modo particolare gli atleti dello Sci Club 13 di Clusone, che si è aggiudicato 3 delle 4 categorie in palio. Mi sono allenato bene quest'autunno. Ho fatto delle metodologie di allenamento nuove con lo schirolo, ho inserito molto schirolo e adesso se ne vedono i benefici. Ho corso anche sabato scorso in Coppa del Mondo, diciamo della gara fisica sono arrivato terzo e 24esimo della Coppa, perciò sapevo di avere una buona condizione. Niente, dopo un po' anche i materiali, ho dei materiali ottimi e tutto il pacchetto diciamo che fa la prestazione. Queste gare fanno avvicinare ancora di più gli amatori delle valli, è meglio correre qui o in Coppa del Mondo? Quando posso ho piacere di correre queste corse perché sono corse di casa nostra e anche per far sì che la partecipazione, essendo di casa nostra, come ho detto prima, è giusto partecipare, è anche doveroso per dare un contributo a quelli che anche organizzano. Giustamente la Coppa del Mondo per uno che ambisce come me, anche solo partecipare è una grossa cosa. Giovanni Zamboni ha dominato la gara senior infliggendo pesanti distacchi a Roberto Antonelli e Marzio Deò, entrambi portacolori del GS Altitude. È stata una bella gara, a parte un po' il tracciato un po' ghiacciato, comunque bei muri, lunga a sufficienza. Sono stato terzo per tre quarti di gara, poi alla fine ho accelerato, la gamba andava bene e sono arrivato secondo. È da un paio d'anni che vado abbastanza bene, classificandomi sempre nei 10. Sei un idolo per tutte queste giovani speranze che stanno crescendo, tanti fanno affidamento su di te, tutti che dicono cerchiamo di arrivare davanti a lui, però ti sai difendere ancora benissimo. Oggi mi sono difeso fin troppo bene, vengo da un periodo di condizioni fisiche non brillanti, visto che ho avuto una polmonite, ho appena ripreso ad allenarmi. Ho solo 400 metri di dislivello nelle gambe, per cui oggi penso di aver fatto una prestazione al di là delle mie aspettative. Pensavo solo di riuscire a finirla e più discretamente possibile, è andata fin troppo bene. Comunque, come sempre, mi impegno dal massimo anche in queste gare, anche se oggi non avrei dovuto venire, visto le mie condizioni fisiche, però ho voluto onorare lo stesso questo circuito che è da quando è iniziato che ho sempre partecipato, ho sempre creduto che crescesse sempre di più questo circuito. Carlo Filisetti si è aggiudicato la vittoria nei Master e un terzo posto nella classifica generale. Sono molto contento, in effetti mi sono allenato molto quest'anno e questa è stata, diciamo così, la prima prova e in effetti è una sorpresa anche per me. Com'è andata? Ma siamo partiti subito molto forte e
Zamba Zamboni Giovanni è andato via, mi sono posizionato in seconda posizione, ho tenuto abbastanza, poi Antonioni mi ha preso, sono riuscito a tenergli le code e alla fine sprint finale, ma ero già molto soddisfatto del terzo posto. Secondo dei master Roberto Panizza della D'Amello Ski Team, terzo Rainiero Persico del GAN Nembro. Tra le donne vince Paola Pezzoli dello Sci Club Presolana davanti a Maddalena Mognetti del GSA Sovere e ad Anna Moraschetti della D'Amello Ski Team. Fra gli under 18 Giovanni Gelmi precede Nicola Tomasi del Team Pisgana. Fra i partecipanti e fra i vincitori c'è grande soddisfazione. Marco Zaffaroni, siamo solito vederti nelle imprese insieme anche al nostro caro Merelli, però stasera sei qui a onorare anche con la tua presenza questa magnifica gara. Sì, lo sci alpinismo è uno degli sport che più mi piace e che faccio più volentieri, visto che poi sono 2 anni che il circuito ci aiuta nella costruzione del nostro ospedale, mi sembra il minimo onorare con la mia presenza le gare, e questa poi era la prima a Vorno e quindi non potevo mancare. Era tra l'altro la seconda volta che mettevo le pelli quest'anno, quindi non mi posso lamentare, una bella gara, non faceva freddo, molto bella. Nell'organizzazione di una manifestazione di questo genere, fattore determinante sono le condizioni del tempo e naturalmente della neve. Nonostante la carenza di neve fresca in questa prima parte della stagione, la prima manifestazione ha goduto di un grande successo, come testimoniano gli organizzatori. Un risultato positivo? Sì, molto positivo, sinceramente sono molto contenta in quanto gli iscritti sono stati numerosi, sono 184 iscritti, quindi io sono molto contenta. Dalle prime voci che ho sentito sono stati molto contenti anche i concorrenti, quindi sono molto soddisfatta. Dietro di me c'è tantissima altra gente che ha collaborato e che mi è stata di molto aiuto per far sì che tutto questo si potesse realizzare. Visto il tempo non siamo stati molto fortunati, perché abbiamo avuto anche 2 giorni precedenti di acqua, però devo dire che la pista era veramente bella, quindi anche loro devo ringraziare veramente di cuore, perché la pista era fantastica. Ed ora per gli appassionati l'appuntamento è il 13 gennaio a Monte Campione, sempre in terra bresciana, con la Pronti Via.